La grande maggioranza delle persone con HIV dichiara che l'infezione può avere forti ripercussioni a livello psicologico, soprattutto a causa di discriminazioni e difficoltà di convivenza con l'infezione. A pesare sulla qualità di vita anche la mancata aderenza alle terapie che interessa oltre un terzo dei pazienti, che potrebbe invece contribuire a migliorarla sensibilmente. Sono alcuni dei dati emersi dall'indagine realizzata da Elma Research su 500 pazienti. A partire dai risultati emersi dalla ricerca è nata HIV Ne Parliamo, la campagna di sensibilizzazione promossa da Gilead Sciences con il patrocinio di 16 associazioni di pazienti italiane, della Società Italiana di Malattie Infettive Tropicali e dell'Italian Conference on AIDS and Antiviral Research, che viene presentata oggi a Milano. Attraverso la voce di chi vive con l'HIV, la campagna pone l'attenzione sugli aspetti di vita che possono essere migliorati. Ne parliamo con il dottor Alessandro Lazzaro. La campagna viene lanciata in occasione della Giornata Mondiale contro l'AIDS, che si celebra il 1 dicembre. Dottor Lazzaro, quali sono i maggiori disturbi psicologici che presentano le persone che vivono con l'HIV e che emergono anche dai risultati dell'indagine presentata in questa occasione? In realtà le problematiche che più riguardano la salute mentale delle persone che vivono con infezione da HIV sono le stesse problematiche che riguardano la popolazione generale, laddove ci riferiamo principalmente a disturbi quali ansia, depressione, disturbi del sonno, che sono più prevalenti all'interno della popolazione con infezione da HIV rispetto invece alla popolazione negativa per l'infezione. Che succede tuttavia? Succede che sono un po' le cause che variano tra la popolazione generale e invece le persone che vivono oggi con l'infezione di HIV, nel senso che all'interno del contesto dell'infezione di HIV ovviamente vi è un contributo dato proprio dall'infezione. L'infezione, nonostante la terapia antiretrovirale, consente oggi di avere un'aspettativa in termini di numero di anni che è sovrapponibile rispetto a chi non ha l'infezione, tuttavia non è in grado di arrestare quei processi che continuano a contribuire a un'infiammazione cronica e un'immunattivazione costante, che a loro volta sostengono dei processi di comorbidità. Oggi parliamo di inflammation ed aging, che è quel fenomeno che coinvolge e caratterizza proprio le persone che vivono con infezione da HIV, che è come se avessero un invecchiamento più accelerato. Questo riguarda tutte le comorbidità e anche quelle specifiche del sistema nervoso centrale, con particolare riferimento alla salute mentale, dunque sia le problematiche più frequenti nella popolazione generale, ma anche quelle problematiche più frequenti proprio nella popolazione anziana, con riferimento in particolare proprio ai disturbi neurocognitivi che interessano la nostra popolazione. Perché si manifestano questi disturbi psicologici e a che cosa sono legati? Come le dicevo, vi sono dei fattori, delle cause di tipo proprio biologico, biomedico, laddove ci riferiamo allo stato di infiammazione cronica e di immunattivazione sostenuta dall'infezione cronica che con la terapia non siamo in grado di eradicare. Allo stesso tempo vi sono degli altri fattori legati agli effetti avversi di tipo neuropsichiatrico di alcune molecole impiegate all'interno della terapia antiretrovirale di combinazione. Tutti i farmaci antiretrovirali hanno un potenziale neurotossico, alcuni in misura maggiore, altri in misura minore. È dunque importante andare a individuare lo specifico paziente e la specifica terapia in maniera tale da ottenere un ottimo connubio. A tutto ciò si aggiunge poi quella che è la dimensione invece psico-emotiva, che si accompagna all'interno del contesto ovviamente sociale in cui viviamo, in cui lo stigma legato all'infezione da HIV è ancora molto presente, a tutta quanto una serie di altre problematiche legate all'emotività e ovviamente a quelle che sono le relazioni interpersonali tra le persone. Da questo punto di vista, forse una relazione importantissima è proprio quella col medico, sia con il medico infettivologo, che è ovviamente lo specialista competenti in merito, ma anche con il medico di famiglia che conosce bene il paziente, così come anche il suo contesto familiare e che può dare un contributo al medico infettivologo anche dal punto di vista gestionale.